Ciao a tutti, buona domenica. Oggi cos'è? 26 di giugno. Piena estate, caldissimo. E quindi in ufficio a lavorare mi prendo questi 10 minuti per presentarvi due giocattolini. Sono i ritagli di Damasco avanzati da un altro progetto che sta iniziando mio figlio Lorenzo. K720 e 15N20 sono le punte del coltello, ovviamente, i ritagli delle punte del coltello della piattina. Due giocattolini da 10 cm. Ho messo il portachiavino, ma non è ovviamente un portachiave. Un portachiave Kiridashi 5 mm di spessore. Poi sul forum Tutto Coltelli c'è anche qualche fotografia in più. Però oggi, oltre a mostrarvi questi due giocattolini, apri bottiglie funziona, già provato, testato, volevo parlarvi di infortunistica. Fare attenzione. Ruote che girano e guanti non vanno d'accordo. Dispositivi di protezione individuale funzionano bene se utilizzati con i dovuti modi. Cosa mi è successo? Rettifica per spianare le barre d'acciaio spenta. Io, molto intelligentemente, al posto di aspettare che la ruota si fermasse, ho messo le mani sotto per riposizionare la barra di Damasco da spianare. La ruota mi ha preso il guanto. Ovviamente usavo guanto perché la barretta scotta, pac, tirato sotto, frattura dell'osso, frattura scomposta. Per risistemarlo mi hanno aperto il dito da cima al fondo, due ferri per tenerlo in posizione un mese con la mano così, senza poter fare coltelli. Non saprei cosa aggiungere a quello che ho detto. Detto in bresciano dice che certi macchinari si alimentano di pelle di coglioni, nel senso di persone poco intelligenti. La mia è stata questa, è la chiara dimostrazione. E, boh, vi lascio tutti, buona domenica. Spero di guarire presto con mio figlio Lorenzo, completare il coltello da cui sono usciti questi due oggettini. Si vedono gli strati, siamo sui 300 strati. La stratificazione è bella, il disegno è bello, quindi se riusciremo anche a bisellare bene, uscirà un bel pugio. Perché in teoria dovrebbe fare un pugio romano. Grazie ancora, buona domenica, buone ferie.